questo libro in giro per, da sfogliare, praticamente ve lo presento molto velocemente. Allora, la mostra a tema si chiama Join the Renaissance perché comprende artisti che collaborano già ad Altoi da tempo, artisti che hanno collaborato con me nel mio periodo a Losanna in questi ultimi 2 anni, che sono Domenico Angione e Thomas Mustachi, e più un artista legato al circuito milanese che è Thomas Berra, più classico, più legato al mondo dell'arte milanese, diciamo. Invece questo libro, al quale hanno anche collaborato loro dando spunti, come è stato per Thomas la realizzazione di questo poster copertina per la versione bella di Luxury del libro, all'interno di questo libro è nata un'amicizia, un rapporto di collaborazione tra noi e la Nuland, che già lavora nel settore dell'illustrazione ormai da anni, tramite un mio collega che è Aldo, che ci tengo a ringraziarlo perché anche lui ha fatto parte di questo e ha permesso che questo si potesse realizzare, dove abbiamo chiesto semplicemente a 8 creativi della Leo Burnett e 8 creativi di Nuland, illustratori professionisti, di darci un'interpretazione loro di qual era una fotografia attuale o delle soluzioni che potessero essere ispirazionali, prese in una maniera più di leggerezza, con l'utilizzo della mano, della matita, dell'espressione creativa per eccellenza, che potessero essere di ispirazione a noi per trovare delle idee o degli spunti creativi per uscire da questo momento. Chiaramente c'è chi mi dice ma con un libro, con la creatività. Io invece sono molto propositivo da questo punto di vista, perché io penso che nei momenti di difficoltà, soprattutto come questo, come dice anche la storia del resto, i grossi creativi e le grosse idee sono venute fuori. Questo perché? Perché le persone decidono di collaborare finalmente, di tirare fuori le vere qualità che hanno e i veri talenti. In questo sono nate tantissime collaborazioni, poi speriamo porteranno poi un risultato economico un giorno. Però, come era negli anni 80 negli Stati Uniti, o come anche è stato con l'idea geniale di Leo Burnett nei primi degli anni 30, i grossi artisti della pop art nascevano in un momento in cui l'America era molto in difficoltà e si pensava solo a fare feste e a creare. Adesso tutti ci chiediamo che pensieri avremmo avuto. Noi dobbiamo essere parte dell'attuale, essere noi promotori della creatività, e per questo io difendo sempre, sono molto orgoglioso di poter creare, grazie a Francesco, grazie anche al nostro presidente, purtroppo non può essere qui stasera, creare questi eventi, perché è un interscambio di culture, di mondi della creatività diversi, perché qui al teatro abbiamo ottenuto dal Salone del Mobile, al Festival della Psicologia, a letture, abbiamo spaziato in tantissimi generi diversi. E in ogni volta le persone che venivano qua potevano uscire con qualcosa in più, o comunque c'era un interscambio culturale e un interscambio creativo, perché quello che noi non sappiamo, tante volte il mondo, il lavoro pubblicitario tradizionale limita un po' anche i talenti che abbiamo, e infatti all'interno dell'agenzia, come anche per gli illustratori di Nuland, scopriamo che ci sono persone che sanno dipingere, persone che di giorno vanno a fare il corso di teatro, che sanno fare il 3D in maniera pazzesca, e talvolta, perché nelle grosse strutture anche così, vengono non messe da parte, ma purtroppo non hanno lo spazio per poter sviluppare il loro talento. E il teatro è sempre stato il luogo dove questo è stato possibile, dove tutti sono allo stesso livello e tutti hanno la possibilità di, con un'idea, sempre stata accettata, di trasmettere qualcosa agli altri. E dimostrare magari che con le parole alcuni risulta più difficile, a me fortunatamente questo non tanto, di trasmettere quello che hanno da dire in una maniera vera. E questo io credo sia Renaissance from a Crisis. Questo libro all'interno prevede un'intervista personalizzata di ciascuno degli illustratori, dove sono state fatte delle domande personali a ciascuno di essi, dove si interrogavamo su qual era l'illustrazione, per quale motivo, che potete vedere già nella carrellata del corridoio abbinata dei quadri, quelle che sono le versioni che i nostri illustratori creativi hanno voluto estrapolare. E niente, ecco, io penso che siano cose positive, perché mi chiedevano per quale motivo le brunette deve fare queste cose. Io penso che per noi il nostro portfolio non sia dato dai lavori tradizionali che facciamo per i clienti, questo lo facciamo da tanti anni e lo sappiamo fare, l'abbiamo sempre saputo fare, e però mantenere sempre un regime di creatività che sia un pochino al di sopra, che possa dire va bene, noi facciamo la pubblicità per i nostri clienti, la facciamo al meglio, però esploriamo nuovi percorsi, esploriamo, ricerchiamo, andiamo a ricercare nuovi talenti, cerchiamo in fondo di divertirci, perché
nostro lavoro penso sia uno dei lavori più belli che ci sia, e di poter dare qualcosa agli altri per dire: questo è quello che fa la Leonoletta, è quello che crea, quello che inventa la fantasia, e che poi va portato nell'utilizzo di quotidiano del lavoro quotidiano.